Una sera ero al lavoro, al ristorante, pizzeria, famigliola, due genitori, due bimbi, quattro e due anni, due nonni. Faceva anche fresco, per cui c'è proprio una bella volontà a voler stare seduti fuori a mangiare la pizza. Tutti assieme. Porto le pizze e al mio arrivare con le pizze il bambino più grande fa... Un gesto di stupore... Così bello che io sono scoppiato in una risata fragorosa perché non vedevo una cosa così da tempo. Che belli che sono i bambini! Che bello che è lo stupore del bambino che te ci porti le patatine fritte e fa Sì, le patatine! Noi, quando diventiamo adulti, questa roba qua la perdiamo completamente. Non siamo così tanto contenti neanche quando scopriamo, capito? Dici, ah. Ah, è mercoledì oggi. Eh, vabbè, dai, siamo qua. E eh, cosa facciamo? Ormai siamo sposati. Sì, vabbè, arrivo, vai che arrivo. Te dirai, eh, ma il bambino è piccolo e lui ne mangiate poche di pizze. Poi si annoierà. A parte che. Mi non mi sogna ancora a noia della pizza. E poi comunque non è che nella vita da adulto ne ho viste così tante, poi... De... Eh, non è che siamo tutti i Latin lover qua, voglio dire. Adesso io non so quando succeda, ma succede. C'è un momento della vita in cui perdiamo questo stupore. In realtà succede prestissimo, eh. Cioè, già gli elementari, gli elementari li massacrano i bambini, i compiti, la responsabilità, star fermi al banco... Si vede che non è ancora nato elementare quel bambino lì. Perché poi smettono di fare. Se lo fanno ancora. McDonald's, la pizza. Ancora c'è qualcosa perché è, dro è droga, eh? È droga. Però c'è un momento da adulti in cui noi proprio questa cosa ce la dimentichiamo. Di come sia bello stupirci davanti a cose semplici. Ah, eh, la pizza è una figata, eh? Se io trovo uno che mi dice che non gli piace la pizza, lo faccio scendere subito dalla macchina. Anche se sta guidando. Quella sera lì, dopo che ho lavorato,. Al ristorante e torno a casa con una caviglia grande così, ma nonostante questo, avevo voglia di fare due passi qua in mezzo alla campagna. Qui è campagna industrializzata come la chiamo io, cioè è tutto coltivato in maniera intensiva. Non ci sono gli alberi perché gli alberi al bacan al contadino ci danno fastidio perché poi le radici cioè natura va bene, ma no troppo. Però la stradina in mezzo ai campi c'è. Vado a fare due passi nella stradina per stare un po' in silenzio. In mezzo alla natura, quel poco che c'è, dopo tutto il giorno che ero chiuso a lavorare, e vedo una cosa straordinaria, vedo due lucciole. Posso dire che erano due perché erano lì contemporaneamente, cioè una faceva e una faceva qua. Perché prima ne ho viste le altre, cioè ne ho visto prima una che faceva e poi un'altra lì, ma magari era la stessa, erano le stesse che si giravano, io non, non ci ho chiesto il nome, capito? Come sono belle le lucciole che fanno... E dov'è? E dove eh, dov sono andata? Perché no? è intermittente? No? Tipo le luci Strobo, andate a fare un giro nella natura e guardate le lucciole che ci sono, sono belle come pezzo, non è proprio completo, però spero che apprezziate la mia ingenuità nel pubblicarlo lo stesso.